Ok ragazzi, iniziamo questa nuova rubrica con un'ottima notizia per tutti i russofili e figli di Putin che ci stanno seguendo. Da oggi, se volete prendere in tempi rapidi la cittadinanza russa, non dovrete essere necessariamente degli attori americani di serie C, come Steven Seagal per intenderci, né degli aspiranti milionari in fuga dal fisco francese, come Depardieu. Ma potete essere semplicemente voi stessi, i liberali antidemocratici, contrari alla NATO e odiatori di ucraini. Infatti, l'unica piccola, simbolica e insignificante contropartita che vi chiede il sommo Vladimir Putin è quella di sottoscrivere un contratto per servire attivamente nell'esercito russo. E così, dopo soli 1 o 2 anni trascorsi a battagliare contro cyborg satanisti dotati di zanzare geneticamente modificate, potrete finalmente rientrare nella ormai vostra Mosca, dove vengono arrestate le persone semplicemente perché tengono in mano un cartello bianco. E dove la democrazia è pienamente realizzata perché il capo di Stato rappresenta tutti i votanti, essendo infatti l'unico candidato. E poi, ideologia ed idealismo a parte, lo sapete che in questo periodo nella Federazione Russa ci sono ampie possibilità di fare carriera? Solo considerando l'esercito, infatti, negli ultimi 15 mesi si sono liberati e resi disponibili quasi 200.000 posti di lavoro a tempo apparentemente indeterminato. E sono venuti meno così tanti mezzi militari che, quando sarete in servizio, non avrete problemi a parcheggiare il vostro dove e come vorrete. Se poi siete particolarmente ambiziosi, non scoraggiatevi, i ricambi al vertice sono abbastanza frequenti. Costui, per esempio, si chiama Igor Kornet ed è, ancora non per molto, il ministro degli interni della Repubblica del Lugansk, il quale però è attualmente impossibilitato a esercitare la sua funzione perché mentre si trovava dal barbiere, pare sia esploso un qualcosa che l'ha spedito direttamente all'ospedale senza passare dal vivo. Naturalmente è ancora vivo, ma difficilmente potrà e vorrà esercitare ancora questa delicatissima posizione. Quindi, se sognate una bella divisa e la possibilità di dare ordini agli altri, cari amici filorussi, questa è la vostra occasione, non sprecatela. Se poi siete più romantici, potete per esempio diventare piloti. Si sono liberati infatti 4-5 posti proprio ieri nella provincia, anzi nell'oblast di Bryansk, a 40 km dal confine ucraino. L'aviazione russa, pur essendo priva di tutte quelle apparecchiature high-tech che traboccano dai jet americani, ti dà comunque il vantaggio di avere un caro vecchio aereo costruito alla vecchia maniera, quando gli aerei, non erano dei droni travestiti. Guardate infatti il cockpit di questo velivolo com'è luminoso. E per raggiungere questo risultato è bastato sostituire il vetro antisfondamento dell'abitacolo con un vetro normalissimo. In questo modo non solo sarete liberi di apprezzare maggiormente i colori della natura che vi circonda, ma dovrete anche stare attenti a non centrare o a non essere centrati dal primo uccello che passa. Perché naturalmente una collisione alla velocità di qualche centinaio di chilometri orari contro un altro essere vivente sarebbe più che sufficiente per sbriciolare il cockpit e farvi precipitare insieme al vostro aereo. Ah, e fossi voi non conterei più di tanto sul seggiolino eiettabile, perché esemplificativamente dei 4-5 velivoli abbattuti nessun pilota è riuscito né a lanciarsi né tantomeno a salvarsi. Ora capirete il motivo per cui i posti più ambiti sono quelli da ambasciatori. In teoria, infatti, non corri grossi rischi e puoi passare la tua giornata trollando su Twitter.
Guardate per esempio questo messaggio pubblicato dall'ambasciata russa a Londra. Zelensky è in città, è ora per i contribuenti di mettere mano al portafogli. Quello che i russi si ostinano a non capire è che nel resto del mondo, Italia esclusa, la gente è ben felice di finanziare e aiutare gli ucraini a combattere la dittatura di zio Vlad. I francesi, per esempio, hanno regalato agli ucraini questo laboratorio forense mobile per aiutarli a indagare sui crimini di guerra russi. Non è un pensiero carino. E naturalmente, per par condicio, c'è anche chi pensa di fare dei regalini all'esercito dei figli di Putin. Un gruppo di attivisti cechi, infatti, ha lanciato un'iniziativa fantastica, un regalo per Putin. 365 razzi con unità lanciatrice mobile per potergli recapitare il domicilio, e tutto al modico prezzo di 2 milioni e 300 mila euro. E guardate quanto si è commosso zio Vladimir, e pensare che non ha ancora visto tutto. Qui, per esempio, possiamo vedere l'amico più fedele di Vladimir insieme al suo cavallo, Zazu. Il cavallo di Kadyrov era stato infatti rapito il 7 marzo 2023, dopo che le autorità ceche lo avevano sequestrato. La leggenda vuole che a rapire il cavallo Zazu siano stati proprio i servizi segreti ucraini, i quali poi l'hanno rivenduto a Kadyrov. In questo modo, tecnicamente, Kadyrov ha compiuto alto tradimento nei confronti della Federazione Russa, ma ehi, l'ha fatto per una buona ragione. Secondo voi, Putin, di fronte all'affetto che Kadyrov nutre nei confronti degli animali, non si commuoverà? E a proposito di amici, di collaboratori leali, dove lo vogliamo mettere Prigozhin? Se siete dei ministri, probabilmente vorrete sistemarlo una volta per tutte sottoterra. Pare infatti che l'esercito regolare russo abbia abbandonato le posizioni ai fianchi di Bakhmut, lasciando Prigozhin e la sua Wagner quasi in balia degli ucraini. E naturalmente con una scorta davvero limitata di munizioni. Ma Prigozhin è uno tosto che ha già seppellito centinaia, anzi decine di migliaia di suoi guerrieri. Figuratevi se si fa mettere nel sacco così facilmente dal primo Shoigu che passa. Fonti occidentali dicono infatti che avrebbe provato a raggiungere un accordo con i servizi segreti ucraini. In pratica, Prigozhin ha cercato di vendere i suoi amici militari russi in cambio dell'occupazione, senza altri problemi, delle ultime case di Bakhmut. Tuttavia, l'intelligence ucraina ha risposto picche: il territorio di Bakhmut non è negoziabile. Secondo una leggenda metropolitana, Prigozhin a questo punto ha chiesto semplicemente un salvacondotto per sé e per i suoi uomini. Ma l'affare è comunque saltato perché gli ucraini non hanno avuto bisogno delle sue informazioni per iniziare a liberare i fianchi di Bakhmut e guadagnare il controllo su altri 10 chilometri quadrati un pochino più a sud, se non erro. E così a Prigozhin resta soltanto da registrare e diffondere il suo discorso giornaliero. Discorso che non posso farvi sentire per intero su questo canale perché, come sapete, il Prighi è diventato il CEO di un'organizzazione criminale, alla quale, peraltro, per qualche strana ragione, il supremo algoritmo mi associa. I soldati devono essere addestrati e i miei soldati vengono addestrati per almeno 2 mesi. Причем подготовка их идет 20 часов в сутки из 24. И поэтому, если ты не можешь, ты по дороге умрешь от инфаркта или инсульта. Inoltre, il loro addestramento occupa fra le 20 e le 24 ore al giorno. In questo modo, se non sei sano, ci lascerai le penne prima per un infarto o per un altro malanno. Ragazzi, lo vedete com'è umano il Prigi? Lui non porta soldati malati in trincea, come fa uno Shoigu qualsiasi. Prigi li elimina prima di raggiungere la trincea, li fa fuori durante l'addestramento. Ma se ti prendi per la передовую, ti будеш monstro.
Ma se fate qualcosa del genere sulla linea del fronte, venite considerati al pari dei mostri. Prighi, non so come spiegartelo, ma certa gente, non tutta per carità, ma certa gente sì, ti assimila a un mostro perché da una parte gestisci una compagnia militare privata e dall'altra frequenti dei luoghi piuttosto particolari come cripte e cimiteri. А то, что происходит сейчас в подготовке солдат, которых мы видим, выставляют мобилизованных на передовую, это просто утилизация. Invece quello che vediamo con l'addestramento dei semplici mobilitati è un vero e proprio sfruttamento. Qui immagino che Prighi voglia dire che i mobilitati non vengono addestrati per davvero, vengono semplicemente portati direttamente al fronte, dove devono imparare a combattere molto ma molto in fretta. E non potete comportarvi così, perché la Russia finirà la sua gente molto in fretta. Prighi, non è il problema che finisci la gente, è che quelli che finisci sono persone. Esseri viventi, senzienti, con dei propri sentimenti, emozioni, progetti e famiglie da mantenere. Самое главное в любой войне это не территория, это солдат. И поэтому солдата надо беречь. E la cosa più importante in una guerra non è il territorio, è il soldato. Devi proteggere il soldato, disse l'uomo che per conquistare Bakhmut ha sacrificato la vita di decine di migliaia di altre persone. А чтобы беречь, его надо гонять по полигону и заставить его уметь все, что необходимо делать. E per proteggere un soldato lo devi far correre attorno al centro di addestramento e fare in modo che sappia cosa deve fare al momento giusto. А на сегодняшний день происходит так, солдаты сами по себе. Quello che sta succedendo ora è che i soldati sono abbandonati a se stessi. Генштаб где-то в космосе сам по себе. Gli alti ufficiali dello Stato Maggiore sono riuniti da qualche altra parte. Già, non sono come Prigozhin che si trova quasi sulla linea del fronte. E a ben pensarci, un motivo per cui gli altri non si trovano quasi sulla linea del fronte potrebbe esserci. Я много раз был на Фрунзенской. Паркетный генерал называется паркетным, потому что везде паркеты, везде дорогой гранит и мрамор. Qui Prigozhin ci dice che è stato spesso nel centro di comando militare della Federazione Russa, centro di comando che sarebbe soprannominato parquet, perché semplicemente ovunque vai c'è del parquet, ci sono mobili costosi e finiture in granito. Все генералы, ни одного полковника по дороге не встретишь. E lì ci sono solo generali, non trovi un colonnello neppure a pagarlo. E credetemi, richiamo dei soldi per molti colonnelli russi e irresistibili. От всех пахнет духами дорогими так, что просто пиздец, аллергия начинается. Ognuno di questi generali usa profumi talmente costosi che probabilmente svilupperete un'allergia appena entrate nella loro stanza. Sì, insomma, il Prighi è leggerissimamente populista e come potete notare anche i suoi abiti sono relativamente minimalisti. Indossa, se non erro, dei jeans, molto Unione Sovietica, complimenti, e una magliettina di qualche genere con sopra una specie di gilet maglioncino. Insomma, sembra un pensionato che sta cercando di imitare l'outfit di Zelensky. И поэтому разрыв. Там генералы трутся от жизни, там солдаты внизу голые боссы погибают. E c'è qui un'assoluta mancanza di comunicazione e di empatia. Hai i generali che hanno tutto e sono comodi, mentre i soldati si ritrovano a piedi scalzi nelle trincee. E mentre i generali si godono la vita, i soldati muoiono. А дальше прошли прокладки. И эти прокладки все, они, к сожалению... E nel mezzo ci sono gli strati, ma sventuratamente sono tutti di tessuto. И обшли. И поэтому, если генерал Суровикин способен принимать решения... Questo è il motivo per cui, quando il generale Surovikin prende delle decisioni, non è in grado di farle eseguire al livello più basso.
то он не сможет их довести до земли, потому что под суровителем сидит следующий, под ним следующий, под ним следующий, под ним следующий. И все, которые были с яйцами, они все вырезаны за последние 10 лет. Perché sotto di lui c'è un sottoposto, sotto questo sottoposto un altro sottoposto e via discorrendo. Il problema sta nel fatto che i sottoposti capaci sono stati eliminati tutti quanti negli ultimi 10 anni. Tutti quelli che sono rimasti sono i cosiddetti baciapile. Se non siete pronti a leccare i bippi, non soddisfate i requisiti minimi per fare parte del sistema. Wow, parole forti! Secondo voi Prigghi è scatenato e o disperato? E ti ritrovi con i denti rotti se hai orgoglio. Questo è il problema. Из-за этого проблема решения принимаются, а после этого внизу не исполняются. Потому что прослойка, она вся качается, она вся тряпочная. La decisione viene presa dall'alto, ma non viene eseguita dal basso, perché nel mezzo sono tutti rintronati. Те, кто спорил, те, кто пытался выразить свое мнение, все уже либо на пенсии, либо обосранные сидят. E tutti coloro che cercano di esprimere un'opinione o sono già pensionati oppure vengono relegati a un angolino. В углу где-то забитые, просто так, чтобы рот не раскрыть было. Потому что если ты... Dove vengono coperti di melma e vengono picchiati talmente forte da non esprimere mai più la loro opinione. E non oseranno più aprire bocca. Раскроешь рот, тебя отправят к тем, которые забитые в углу сидят. Sì, se voi aprite bocca, verrete dapprima riuniti a quelli che dovranno stare in un angolino e poi verranno picchiati. Вот проблема та сегодняшняя, которую надо решать, либо ее русский народ сам когда-нибудь решит. Questo è il problema che deve essere risolto dal popolo russo e che il popolo russo prima o poi riuscirà a superare. Insomma, quello che stiamo vedendo è un Prigghi in versione rivoluzionario che vorrebbe tanto, ma tanto, fare le scarpette con il tacco a sua Vladimità. E naturalmente dall'altra parte si trovano gli ufficiali dell'esercito, i quali possono vedere la PMC Wagner come il fumo negli occhi. Ve lo dico qui fin da subito, non accetto discussioni circa l'argomento Wagner. ЧВК, частная военная компания, это незаконное вооруженное формирование. La Wagner è un esercito privato, è una formazione militare illegale. Непонятно, где зарегистрировано и что оно выполняет. Какие задачи? Non è chiaro dove sia registrata, cosa faccia e quali siano i suoi compiti. Я считаю, что государство Россия, вот государство же у нас есть. Io credo nello Stato russo e nell'organizzazione statale. Должно обладать абсолютной монополией на, значит, создание, развитие и применение вооруженных сил. Ed è lo Stato che deve avere l'assoluto monopolio sulla creazione e la gestione delle forze militari. Никаких частных военных компаний в принципе быть не может. In linea di principio non può e non deve esserci nessuna compagnia militare privata. Se non попали в части, пусть находятся в тех частях, в которых они находятся, и выполняют те задачи, которые стоят. Se loro si trovano a operare nel privato, lasciali operare nelle strutture in cui si trovano e svolgere i loro compiti. Да они не могут уйти из армии на фронте, есть целый ряд законов, которые запрещают. Ma i soldati russi non possono abbandonare l'esercito per passare a una compagnia privata, perché ci sono delle leggi e dei regolamenti che lo impediscono. Non si può lasciare volontariamente la propria unità. Какое-либо самовольное оставление частей и так далее. И уголовно наказывают за это. От 10 до 15 лет. E la punizione per chi compie questi crimini spazia fra i 10 e i 15 anni. Cioè, ragazzi, questo militare ha ragione da vendere. Ma tuttavia, voi come la vedete la situazione?
Vi state appassionando a questo dramma e a questi scontri intestini fra Wagner ed esercito russo? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Inoltre, ricordatevi che questo canale è nuovo e ha bisogno di crescere, quindi iscrivetevi, cliccate sulla campanella per essere aggiornati sulle nuove uscite, condividete un minimo i contenuti e soprattutto mettete il like, che non solo non costa niente, ma vi permetterà in un futuro remoto ed eventuale di non ritrovarvi con Prigozhin come caposcala. Io vi ho avvisati. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.